Grande Luca, nonostante tu sapessi che questa mattina tu dovevi fare un video YouTube, non ti sei fatto la barba, non ti sei neanche curato un po' la faccia. Grande, top. Come potete vedere, oggi il video lo facciamo in magazzino, perché non posso riprendere nella parte grande, altrimenti sentireste solo il mio eco. Quindi oggi la nostra saletta YouTube sarà questa qui, che tra l'altro più avanti volevo dedicare esclusivamente a queste cose. È un bello stanzino, quindi io mi metterò qui, sistemiamo un attimo le cose. Ed è un bel set, molto figo, molto luminoso, il mattino si può sfruttare, tra l'altro. Che figa questa felpa! I've been a, throw up the, sex in a, Nel video di oggi, quindi, signori, vi farò vedere le migliori giacche primaverile, secondo il mio parere, sotto i 200 euro che dovreste avere all'interno del vostro armadio. Partiamo subito con la giacca numero 1, e chi mi segue da tanto tempo, sia su Instagram che su YouTube, sa quanto io sia fissato con queste giacche qui, ovvero le varsity jacket. Ok, adesso sto prendendo l'esempio che sono le mie, però possiedo solo queste, cioè nel senso di varsity jacket. Oltre a queste possiedo solo quelle molto costose, che sono ne ho una di Barberi e ho il tè di Saint Laurent, che non sono neanche categoria varsity jacket, comunque fascia streetwear, perché sono giacche che costano tutte all'incirca sui 2000 euro. Nel video di oggi vado a mostrarvi un po' di alternative che sono sotto i 200 euro, e per farvi un esempio, l'alternativa chiara potrebbe essere questa, l'alternativa scura potrebbe essere questa, sono ovviamente le varsity jacket di 545 per chi non le conoscesse, vi lascio comunque il link sotto tutto in bio nel caso non conosciate il tutto, e il listino di queste varsity è di 159, che per avere maniche in pelle, body in lana cotta, tutte rivestite dentro, tanti dettagli, tanti embroidery, vi assicuro che è nulla, infatti vi sfido tuttora a trovare una giacca con migliori materiali a questo prezzo, vi assicuro che è veramente difficile o quasi impossibile, appunto pelle nera, come potrete vedere tutto qua nel video, vi faccio vedere l'inquadratura magari fatta un po' meglio, si vede con tutti i vari dettagli, tutti gli embroidery qui in pelle, zip interna. Comunque, la varsity jacket secondo me per la primavera è un qualcosa di essenziale da avere, che sia appunto una scura e una chiara. Se potete avere due alternative ancora meglio, questa qui magari principalmente per il giorno, comunque quando c'è questa luce e questo sole, magari per la sera quando volete vestirvi un attimo un po' più scuri, una varsity jacket nera secondo me è perfetta. Un'altra opzione che vi consiglio di avere all'interno del vostro armadio, ed è un qualcosa che userò molto in questa primavera, sono le wool jacket. Questa qui che vi faccio vedere è un esempio, quindi non deve essere per forza questa, è una wool jacket vintage di Karat, che sì, la trovate molto sotto i 200 euro perché è un vintage, quindi dipende anche dal compratore che trovate. Io questa qui l'ho presa circa 2 anni fa e l'ho pagata all'incirca sui 100 euro, 110 euro tra dogana e tutto, perché l'ho presa dalle USA. E quindi questa qui è una giacca che, se cercate bene, adesso è diventato un po' più difficile perché sono un po' esplose queste tipologie di giacche, però secondo me sui 100 euro potreste cavarvela tranquillamente. Se vi va ancora bene, andate in un mercatino, non lo so, del vostro paesino, in banca di culo, potrete trovarla tranquillamente, secondo me anche sui 50 euro la trovate. Poi se andate dal retailer, quello super specializzato che vi igienizza la giacca, di, non so, un retail shop, un online shop comunque un po' più conosciuto, per una giacca del genere vi può tranquillamente chiedere anche 150-180 euro. Dipende sempre da chi comprate il vintage, insomma. Comprare vintage è sempre un'arma a doppio taglio, sia per le taglie, è un po' rischioso, perché io di queste wool jacket fino adesso ne ho comprate 4 e questa qui è l'unica che uso. Vuol dire che le altre non erano come me le aspettavo quando sono arrivate, alcune avevano un po' di cose fuori posto, troppe macchie dal vivo che erano meno evidenti in foto, poi quando sono arrivate erano un po' più evidenti. Comprare vintage è sempre un terno all'otto, non sai chi l'ha indossato, non sai come l'indumento è stato trattato. Questa qui l'ho presa appunto dagli USA, era tipo già igienizzata, quando è arrivata era normalissima, e fortunatamente ho azzeccato la taglia. Qui c'è scritto tipo che era una taglia 2XL, ma in realtà è molto, secondo me, più piccola, equivale tipo a una sorta di XL, mentre a volte quando prendi taglia XL, taglia L, magari ti arrivano che sembrano una S, alcune ti sembrano una quadrupla XL, perché il sizing era un po' strano. Quindi questa qui è un'altra opzione di giacca che vi consiglio, però è un po' un terno all'otto, quindi quando comprate dovete sapere già che potrebbe non andarvi benissimo. Questa giacca qui ovviamente si può indossare principalmente con tutto, puoi indossarla voi in full outfit total black. In primavera preferisco principalmente indossare cose un po' più colorate, un po' con color palette un po' più fighe. Come state vedendo qui nelle riprese, la sto indossando appunto con la mia felpa
Lilla di 545 e mi piace un botto. Lo usano spesso questa, diciamo, questa combo, questa war jacket con la con questa hoodie sotto, mi piace molto. Un'altra opzione che vi consiglio di avere all'interno del vostro armadio sono sempre dei fleece belli, cioè nel senso non un fleece magari buttato lì a caso che avete rubato magari a vostro padre nell'armadio, cose così, ma il fleece è un qualcosa che molte persone non ci danno così tanto peso, secondo me, per ora, ma è qualcosa di super figo. Questo qui è quello di Tommy, di Riven, che l'ho preso circa tre mesi fa e penso sia uno dei miei pezzi preferiti che abbia fatto Tommy fino ad ora, ve lo dico sempre. Questo qui, poi c'è anche, ho anche quello grigio che in questo momento ovviamente non è qui a casa. E questo qui è un fleece di Entire Studios, molto bello il fleece, poi ho ordinato tipo anche una felpa per vedere delle lavorazioni che aveva questa felpa, principalmente per appunto un attimo per mia curiosità. E devo dire, del fleece sono soddisfatto, della felpa no, non troppo. Il fleece ci sta, però è un po' fine a se stesso, cioè nel senso me lo aspettavo meglio, non è costato tantissimo, quindi non potevo aspettare un finimondo. L'ho pagato circa $140, $150, una roba del genere, più o meno la dogana. Le zip sono una roba quasi imbarazzante, cioè nel senso sono YKK, però non so che YKK abbiano messo perché non vanno giù, ve lo posso assicurare, sono... Ok, adesso è andata. Boh, non lo so, principalmente sarà l'ultima volta, penso, che acquisterò da loro, perché non è che mi sia trovato neanche bene, perché tipo, fate conto che avevo ordinato la felpa e il fleece, mi è arrivato l'ordine dopo una settimana e mezzo, che ci sta, perché loro spediscono direttamente dalla Cina, dall'altra parte del mondo, è arrivato tutto bene, ma c'era dentro solo la felpa. C'era solo dentro la felpa, scriveva al servizio clienti che mancava il fleece, che era la cosa principale che avevo acquistato, era la roba che mi piaceva di più delle due, e mi dicono, guarda, era un preordine. E io, cioè, nel senso, quando ho acquistato due cose insieme, una era un preordine e l'altra era ready to ship. Vabbè, e questa qui mi è arrivata circa un mese dopo, però non era stato indicato così bene che era un preordine, secondo me, infatti avranno avuto un po' di mail a riguardo. Comunque, fleece super figo, ripeto, i fleece sono qualcosa di molto bello, forse per questa stagione il fleece potrebbe attirarvi tanto il caldo, quindi se volete mettere un fleece ovviamente vi consiglio di metterlo sotto esclusivamente con una t-shirt, perché sennò pensate di caldo. Questi qua sono appunto i due che io ho all'interno del mio armadio, poi ne ho anche altri che costano un po' di più, ne ho uno di Vetements che è retail senza senso. Passiamo all'ultima giacca che vi consiglio, che è l'unica in realtà che supera il budget di 200 euro, perché tutte queste qui sono state sotto 200, le Varsity 159, la War Jacket dipende il venditore che trovate, quindi tra i 50 euro e i 150-180 euro, i fleece una era 150, l'altra era 90. Passiamo all'ultima giacca, che questa qui costa un po' di più di 200 euro, però diciamo che era una categoria che volevo comprendere e sotto un tot prezzo non è che ce ne siano troppe altre belle. Secondo me questa qui è una delle migliori tra rapporto qualità-prezzo, utilizzo eccetera eccetera. Infatti è l'Atrix Beta SL, dovrebbe essere il Beta SL, non vorrei dire cazzate. Aspettate un attimino che ve lo confermo, che cazzo è scritto? Non ho trovato dove è scritto, ma dovrebbe essere il Beta SL. Andate sulla fiducia, è il colore olive, quindi se lo volete cercare su Google, altre piattaforme, dovrebbe chiamarsi Arterix Beta SL color olive, che secondo me questo olive è bellissimo. È un colore super sottovalutato, ma a me piace veramente tantissimo. Soprattutto certe gradazioni di olive, poi c'è quello che è un po' troppo verde che non mi fa impazzire, però tipo olive scuro è veramente figo, soprattutto per l'autunno. Infatti questo qui è un colore principalmente autunnale, non troppo primaverile, ma era per farvi capire la categoria. Una bella shell jacket, secondo me, in primavera ci sta. Questo qui appunto mi diceva un retail che si aggira sui 300 euro, 320, però se trovate qualcosa in sconto, io questo qua l'ho preso in sconto, l'ho pagato col 20% in meno, l'ho pagato 280, quindi sforiamo di 80 euro il budget di 200 euro che mi sono dato in questo video. Però volevo comunque mostrarlo, è una giacca che io in primavera uso perché è molto leggera, antivento, soprattutto magari anche quando c'è la pioggia, non ti vuoi mettere una roba super pesante addosso. Questa è perfetta, infatti la userò principalmente per giorni un po' più brutti, quando fanno i temporali, quelli che durano due ore, i temporali estivi, che te la butti su, anche se sei in giro in maglietta te la porti, è molto compatta, può stare tranquillamente ovunque. Mi sono trovato molto bene con questa shell jacket, è l'unica che ho all'interno degli armadi, non mi servono mille shell jacket, me ne basta una che uso appunto quando mi serve. Ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile, spero che vi abbia dato un po' di idee di giacche che potreste prendere durante appunto il periodo primaverile. Queste qui sono le idee che vi do un po' io, sono anche le giacche che io principalmente uso all'interno del mio armadio, perché questa qui
è la mia rotation di giacche primaverili, l'ho presa da casa, l'ho portata in magazzino per registrare, provare a fare una prima prova di video nel magazzino, che secondo me è venuta bene. Vi chiedo di lasciarmi i feedback nei commenti, se l'audio si sente bene, se vi piace un po' tutto. Ovviamente qua è tutto ancora da allestire, questa qui diventerà la sala podcast, sì, ho detto, cioè la sala podcast sarà questa. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ho tante cose da fare, anche gli altri hanno tante cose da fare, come Sam, Tommy, Ludo, siamo un po' dei ragazzi indaffarati, ma cercheremo di mettere su questo podcast entro la fine del 2022, come promesso. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi su YouTube, di iscrivervi al canale, di seguirmi su YouTube. Vabbè, avete capito, noi ci vediamo al prossimo video, tante. I can put you in. I've been a throw up the sex in a.